turno delle primarie per la guida del centro-sinistro e ci sarà ballottaggio. Al ballottaggio andranno Pierluigi Bersani e Matteo Renzi. Hanno votato domenica circa 3 milioni e 100 mila cittadini. Bersani al 44,9%, Renzi al 35,5%, Vendola al 15,6%, Puppato al 2,6% e Tabacci all'1,4%. Bersani vince soprattutto in Sud Italia e nel Nord-Est. A Renzi invece vanno un po' a sorpresa le regioni tradizionalmente rosse, Umbria e Toscana, bene anche in Emilia-Romagna e in Piemonte. Il mio risultato è assolutamente incoraggiante, ha commentato Pierluigi Bersani. Vorrei sottolineare che Bersani ha vinto in tutte le grandi aree urbane del paese. A Roma in modo nettissimo, a Milano. Il che vuol dire che non è vero che Renzi ha trionfato nell'elettorato di opinione. Renzi ha vinto in particolare nelle zone di maggiore tradizionale forza della sinistra, compresi i centri minori, diciamo. Però non è vero, diciamo, non c'è un elemento, diciamo, voto di opinione o generazionale, non c'è, perché, ripeto, Bersani ha vinto largamente nelle grandi aree del voto di opinione, quello dove hanno votato in massa i cittadini. Bersani e Renzi insieme, dopo questa vittoria, saranno in grado di rendere il centro-sinistra ancora più forte. E quindi credo e crediamo che questo ottimo risultato sia un risultato che aiuta tutti, aiuta il centro-sinistra, e da questo risultato il candidato premier, che mi auguro esca domenica prossima, Pierluigi Bersani, sarà in grado effettivamente di convincere gli italiani. Polemico invece Renzi, chi si accontenta di come sono andate le cose fino ad ora, voti Bersani, noi siamo per il cambiamento. Scommettiamo che lei non troverà nessun dirigente del Partito Democratico che fino a 2 mesi fa sparlava contro di noi dicendo guai a fare le primarie, ecco, a quest'ora stasera non ne troverà uno che parlerà male delle primarie, perché nonostante la complessità delle regole la gente è andata a votare. Io sono felice così, un grande abbraccio a Bruno Tabacci, un grande abbraccio a Laura Puppato, un grande abbraccio a Nichi Vendola, un abbraccio doppio a Pierluigi Bersani, che ha accettato la proposta che gli abbiamo fatto delle primarie, e adesso vediamo chi vince, vinca il migliore. Io sono totalmente sereno, Bersani è uno dei massimi intenditori di birra che io conosca, per cui credo che non avrà problemi a trovare anche qualche birra artigianale, magari italiana, che potrà soddisfare i nostri palati. Ago della Bilancia, Sinistra e Libertà e Vendola darà indicazione ai suoi elettori di votare al ballottaggio per le primarie solo se il leader del PD si impegnerà a rispettare l'agenda e i programmi del centro-sinistra, ha detto Nichi Vendola in conferenza stampa. Abbiamo bisogno di sentire parole chiare per quanto riguarda l'affermazione di diritti di libertà, di diritti civili, di diritti umani in un paese che si è incrudelito in questi anni. Abbiamo bisogno, insomma, di sentire quel profumo di sinistra che può consentire a un paese scoraggiato, a un'Italia piegata dalla crisi e dalle politiche di austerity, di ritrovare il bandolo della matassa della politica come bandolo di speranza. Ma io, diciamo così, cerco di impegnarmi in queste ore, in questi giorni, perché non vinca Renzi, perché lo considero per certi aspetti un innovatore, ma per gli aspetti sostanziosi del suo programma di politica economica e sociale lo considero un conservatore. Presidente Benedini, io la ringrazio, quindi immediatamente affronto e accantono questo tema, la ringrazio per le sue parole affettuose e generose. Naturalmente mi soffermo solo su una parola tra quelle che ha voluto personalmente rivolgermi. L'insostituibile si riferisce solo al periodo dei 7 anni. Finché sono stato Presidente della Repubblica ero insostituibile e ho cercato di dare tutto me stesso nell'espletamento di quella funzione. Però un cardine della stabilità e normalità del sistema democratico è che allo scadere del mandato tutti siamo sostituibili, ed è questa anche da parte mia una serena prova di fiducia nelle istituzioni e nel Paese.